Amici sportivi, benvenuti su Fight Network. Siamo a Pescara, il Fight Clubbing, grande evento di Muay Thai, MMA, kickboxing, box, tutto il menu completo questa sera, sempre qui su Fight Network. Allora iniziamo subito con il titolo italiano di Muay Thai, ai limiti dei 75 kg, 5 kg, 3 minuti in 1, Matteo Musaro. Viene da Lecce, 24 anni, 21 match al suo attivo fino ad oggi, 11 vittorie per lui. Grande serata qui alla Pala Giovanni Paolo II per questo Fight Clubbing a Pescara, patrocinato dal comune di Pescara e chiaramente da Oxen, che ringraziamo sempre. Il suo avversario di Matteo Musaro, Antonio Gicco, che già lo conosciamo e già lo abbiamo visto combattere altre volte, sempre qui su Fight Network, amici a casa. Titolo italiano per lui oggi, quindi grande impresa. Siamo pronti per partire con il primo round. Muay Thai ai limiti dei 75 kg. Primo piano per Antonio Gicco. Ultimi momenti di concentrazione tra il coach e l'atleta prima di partire per questa grande avventura chiamata titolo italiano di Muay Thai. L'arbitro controlla guantoni e attrezzature dei fighters prima di partire. Vi ricordo, amici a casa, grande appuntamento con Bellator il 14 luglio a Roma. Quindi non mancate questo grande evento di fight, sia di kickboxing, K1 and MMA. E si parte Matteo Musaro in pantaloncino rosso-nero contro Antonio Gicco, pantaloncino nero e bianco. Sempre Musaro a portare i colpi fino adesso, risponde subito Gicco, anche con un bel middle kick potente, lancio sinistro e poi middle kick di risposta da parte di Musaro. Blocca bene Musaro il low kick, middle kick di Gicco, poi cerca una gomitata. Low kick di Gicco, attende un passo falso del suo avversario Musaro. Poi qui potentissimi i calci in questa prima fase della prima ripresa. Blocca bene l'iniziativa di Gicco, Musaro lavora anche al corpo con un bel diretto destro, poi il montante sinistro qui. Gomitata in uscita da parte di Musaro. Middle kick pesante. Risponde Gicco, cerca la gomitata, non la trova. La trova invece Musaro. Ancora qui Musaro con la gomitata a corto. Montante al corpo, bellissimo. Low kick, la gamba va d'appoggio da parte di Musaro, poi la gomitata. Va a vuoto Gicco con un high kick, middle kick pesante di Musaro, ancora un pesante middle kick di Musaro. Buono il
il diretto destro, ancora il bello il diretto destro da parte di Musano, poi passa sotto e chiude la distanza con una bella ginocchiata e gomitata, l'intervento dell'arbitro. Bellissima questa combinazione di Musano, replica con una doppia gomitata Gicco. Set jab sinistro di Gicco, sta cercando di entrare dentro la guardia di Musaro per cercare la gomitata, non la trova, parzialmente anda da segno. Break dell'arbitro, siamo in chiusura della prima ripresa, molto equilibrata. Scivola a terra Matteo Musaro. E si chiude qui la prima ripresa. Molto equilibrio tra tutti e due gli atleti. Forse qualcosa in più ha fatto vedere Matteo Musaro. Eccolo qui inquadrato per noi, suo avversario, la prima inquadratura per Antonio Gicco. Highlights. Cerca l'attacco Gicco, cerca di rispondere anche con i gomiti. Musaro, middle kick pesanti qui, risponde anche Gicco. Bella questa ginocchiata e l'attacco in chiusura con la gomitata da parte di Matteo Musaro. Seconda ripresa, second round, titolo italiano di Muay Thai in palio, amici a casa, limiti dei 75 kg. Tra Matteo Musaro, pantaloncini neri e rossi, contro Antonio Gicco, pantaloncini neri e bianchi. Abbiamo visto già la risposta all'attacco di Musaro. Cerca il diretto destro. Buono il diretto destro qui di Gicco, lo stampa sul volto del suo avversario. Benissimo questo middle kick all'altezza del petto da parte di Gicco. Si aumenta il ritmo, c'è un taglio sulla cala sopraccigliare di Gicco, una delle gomitate tirate da Musaro ha fatto il damage. L'intervento adesso è del dottore di turno, decide lui se continuare o meno questo match. Vediamo cosa succede, se il taglio è troppo profondo secondo me finisce lì il match. Eh sì, il dottore ha deciso di sospendere il match, peccato per Antonio Gicco che perde questa grande occasione del titolo italiano. Persa per un intervento medico, peccato perché si stava comportando benissimo. E anche qui amici a casa ci vuole un po' di fortuna, come tutte le cose. Una gomitata sferrato da Musaro ha tagliato l'arcata sopraccigliare del suo avversario e purtroppo per Antonio Gicco non c'è stato più nulla da fare. L'intervento medico ha chiuso il match, quindi titolo italiano va consegnato a Matteo Musaro. Il presidente nazionale Fight One Carlo Di Blasi, premiato dal presidente del Fight One Carlo Di Blasi, Matteo Musaro. Il saluto del presidente.